cui faremo di tutto e schieriamo tutte le forze che possiamo per comprendere prima possibile che cosa è successo. Attualmente non possiamo pronunciarci su questo. Chiederei al comandante dei Vigili del Fuoco, che insieme alla scientifica della squadra mobile stanno facendo i rilievi, quindi siamo assolutamente ancora all'inizio, dovete comprendere che c'è stato tutto l'intervento per sedare l'incendio, adesso c'è l'intervento per comprendere cosa sia successo. Chiederei all'ingegnere di dare i freddi dati di quanto è stato riscontrato per poi risentirci nei prossimi giorni se c'è qualche novità comunicabile. Okay. Grazie signor procuratore. Allora, l'intervento ovviamente è stato complesso più che altro perché eravamo nel piano delle cantine e sono state coinvolte 31 persone, di cui 11 minori e due, sapete già, sono i deceduti. Per il resto ovviamente ancora non possiamo azzardare nessuna ipotesi e, come ha detto il signor procuratore, lavoriamo a stretto contatto con la polizia scientifica, portiamo avanti, siamo già al lavoro per portare avanti questi accertamenti e poi dopo vedremo che cosa salterà fuori, sperando. Le condizioni ovviamente sono tali dopo l'incendio e anche l'operazione di estinzione che faremo di tutto per cercare di capire e accertare i fatti, perché è giusto, come ha detto il signor procuratore. Cosa avete trovato nelle cantine? No, per adesso guardi, le cantine sono ovviamente coinvolte dal materiale dell'incendio e quindi dobbiamo gradatamente insieme alla polizia scientifica cominciare a vedere che cosa c'è, perché ancora non abbiamo trovato niente di particolare. Ma a livello di ipotesi non si può fare nessuna ipotesi? No, assolutamente no, perché fin tanto che è inutile azzardare qualunque tipo di ipotesi se poi non, fin tanto che non ci sono dei riscontri oggettivi. Però l'incendio è partito dalla cantina. È agibile l'edificio? Beh, la parte superiore direi di sì, è solamente la parte di sotto che certamente non è assolutamente agibile, ovviamente. Cioè uno o due piani? Ma questo adesso facciamo anche ulteriori accertamenti tecnici per valutare se le temperature, che sono state estremamente elevate nella parte bassa, se possono aver influito sulla parte dei solai, ma eventualmente solamente il primo livello. Comunque è escluso che in cantina ci siano persone, ci siano vittime? No, ciò che c'era è stato ovviamente già trovato. Per noi la priorità ovviamente è quella di mettere in salvo le persone o comunque recuperare quelli che potessero essere rimasti coinvolti, quindi di persone sicuramente non ce ne sono più. Complessivamente mezzi e uomini impiegati? Guardi, mezzi e uomini sono stati parecchi, perché oltre a Reggio Emilia siamo stati coadiuvati anche dal comando di Modena e dei volontari nostri di Luzzara, quindi abbiamo creato tutte le forze possibili per, in queste circostanze ovviamente bisogna necessariamente intervenire prima possibile, sapendo appunto che oltretutto sopra ci sono degli appartamenti e quindi al di là di quello che succede sotto bisogna pure evacuare le persone, solo che non sempre è possibile farlo tramite il vano scala condominiale, tant'è vero perché persone sono state portate fuori tramite le autoscale. Okay. Bene, grazie. Solo una correzione, grazie. Non è che faremo di tutto per capire, ma capiremo abbastanza in fretta, ve lo diremo.